Una mostra davvero straordinaria, quella che fino al 12 giugno si può vedere nella Galleria degli Uffizi, al piano e nella sala del gabinetto disegni e stampe e nelle reali poste, sempre nel complesso vasariano. Una mostra dedicata al disegno fra la fine del 300, attraverso tutto il 400 fino ai primi del 500. È una rassegna che non ha uguali al mondo, creata dalle immense raccolte degli Uffizi e con 50 disegni prestati dal British Museum, che ha insieme con noi la collezione più importante al mondo di questi rarissimi fogli. Sono materiali preziosi, fragili, che non escono mai dai loro depositi e sono le testimonianze della creatività, dell'ingegno e della mano di artisti come Beato Angelico, come per dire solo i maggiori, Raffaello, Leonardo, Michelangelo, passando attraverso Pollaiolo, Verrocchio e tutti i fantastici artisti del Rinascimento fiorentino e italiano. Sono anche presenti i grandi maestri del Settentrione, Pisanello, Mantegna, con disegni straordinari che hanno talvolta già il carattere dell'opera finita. Disegno è una parola sola, ma dentro ci sono molti concetti. Quello dello schizzo che appunta un pensiero occasionale, una prima idea, quello il disegno di composizione che sviluppa il tema di una futura pittura o di un affresco, il disegno di ricordo di qualcosa che è già stato fatto che può servire all'artista da tenere in bottega per successive rielaborazioni e perfino a volte il disegno che chiamiamo di presentazione, cioè il dono a un amico, a un committente, che è considerato un'opera d'arte in sé. A Firenze il collezionismo dei disegni è iniziato molto presto, in pieno 600, col cardinale Leopoldo, e non si è mai fermato, cosicché la collezione del gabinetto disegni e stampe degli Uffizi è una delle maggiori del mondo.